Alghero Channel. Presenta Audaci a cuore aperto, un programma di Fausto Farinelli. Seconda stagione, seconda puntata. L'audacia, saper seguire le proprie passioni con entusiasmo e determinazione per interpretare al meglio la propria vita. L'ospite di questa puntata, la leader del movimento Zona Franca Sardegna, Maria Rosaria Randaccio. Buona visione. Chi è Maria Rosaria Randaccio? Io da che punto di vista? Da un punto di vista professionale, che credo quello che le interessi, da un punto di vista professionale le posso dire che sono stata ai vertici del Ministero delle Finanze quando esistevano gli intendenti di finanza, categoria di dirigenti che non esiste più, con amplissimi poteri soprattutto di vigilare e controllare l'operato degli altri uffici finanziari. Quindi da noi non accadeva che qualcuno potesse mettere le cartelle pazze, perché controllavamo i dirigenti anche degli altri uffici finanziari. Essendo stata ai vertici del Ministero delle Finanze, mi sono resa conto di cose che non vanno bene. Non vanno bene perché innanzitutto per la mia preparazione giuridica, io mi sono laureata in giurisprudenza nel 1971, ma dopo che sono entrata a far parte appunto dell'amministrazione finanziaria, ho seguito i corsi di aggiornamento presso la Scuola Centrale Tributaria Ezio Vanoni di Roma, corsi che erano abbastanza impegnativi, dove tutti i dirigenti, i funzionari, la Guardia di Finanza, i magistrati, perché venivano fatti anche per tutte queste categorie, e andavamo ad aggiornarci sulle novità di una normativa fiscale che, diciamo, fino a una certa data era abbastanza contenuta, anche se era fatta da migliaia di leggi. Poi dal 92 in poi abbiamo avuto un'esplosione di modifiche delle leggi, ma non modifiche delle leggi della legge in sé per sé, la modifica di commi degli articoli delle leggi, per cui abbiamo avuto una moltiplicazione all'infinito che è molto anomala, che non esiste in altri paesi, né dell'Unione Europea, tantomeno del mondo. Siamo un caso unico. Un caso unico dove neanche i commercialisti capiscono niente di quello che viene detto nelle leggi, e gli stessi parlamentari da me interpellati non ne capiscono niente. In questi anni poi abbiamo avuto una strana... un fatto che è accaduto molto strano, cioè i vecchi dirigenti, i più preparati, diciamo la verità, del Ministero delle Finanze sono stati messi da parte. Messi da parte vuol dire che sono stati retrocessi in carriera, cioè hanno continuato a lavorare negli uffici finanziari ma in una posizione subordinata a dei semplici impiegati che sono stati messi da una classe politica irresponsabile al posto dei dirigenti. Per cui se tu un semplice impiegato, magari con la terza media, gli metti la targhetta da dirigente, le cose non possono che andare male. Credo. Non solo i danni, ma non ha la preparazione, la cultura. Abbiamo avuto un'imposizione fiscale già alta, molto alta, diventata assurda, dove la gente praticamente per pagare le tasse è costretta a chiedere un mutuo alle banche, cosa che va contro i principi della Costituzione, dove si prevede che uno deve contribuire alle spese dello Stato, ma attraverso i propri guadagni. Cioè se tu non guadagni proporzionalmente al tuo guadagno devi questo pagare l'articolo 53 della Costituzione, certo. E quindi, tornando, io sono quella persona che comunque, rendendosi conto di questo, soprattutto perché siamo in Sardegna, ha deciso di fare la sua guerra personale
sono in pensione, per cui sono libera. Sono libera, soprattutto non avrei mai potuto fare in costanza di servizio perché mi avrebbero sicuramente censurato, mi avrebbero addirittura condannato. E quindi, essendo libera, posso dire, esprimere liberamente quelli che sono i nostri diritti di cittadini, ma soprattutto cittadini sardi, perché la mia vera battaglia è dimostrare che i sardi pagano molto di più di quello che dovrebbero pagare, perché i sardi, la Sardegna ha diritto alle franchigie fiscali in quanto isola circondata da 10.000 km quadrati di mar Mediterraneo, e quindi con il diritto ad avere una compensazione allo svantaggio, perché essere isola grande, grandissima, circondata da tanto mare, è uno svantaggio, non è un pregio. Perché... Beh, sì, noi abbiamo 56 abitanti per chilometro quadrato, cioè siamo veramente pochi. Siamo pochi, pericolosamente. Il territorio è vastissimo. Pericolosamente pochi. Pochi per noi, anche perché non contiamo niente. L'Italia ci usa, ci utilizza per avere delle cose in cambio. Dottoressa, dove vive? A Cagliari. È davvero il suo posto, Cagliari? Ma io amo molto la Sardegna, giro molto, per cui mi sento un po' cittadina del mondo, a dire la verità. Ma poi la Sardegna l'amo in modo particolare, per cui appena posso vado nelle nostre bellissime spiagge. Che cosa fa a casa, secondo te? Beh, per me la casa è un nido, è un rifugio dove sentirsi protetti, questa è la prima cosa, dove raccogliere i propri pensieri e riordinare le proprie idee. Che persona è il suo, che tipo di persona è il suo miglior amico? Ma il mio migliore amico è in questo momento storico della mia vita, perché chiaramente si cambia crescendo, sono i miei figli. Sono i miei figli, per cui io ho due figli maschi con i quali ho un ottimo rapporto, che mi hanno regalato quattro splendidi nipoti. Pensa di essere una bella persona? Ma io mi stimo perché sono una persona sincera e credo che in questo mondo ci sia poca gente sincera. La mia sincerità molte volte viene fraintesa come aggressività, come solo che io parlo in genere anche a nome di tutti gli altri che non sanno parlare, non sanno difendersi, quindi su di me sento la responsabilità di raccontare una verità che gli altri non conoscono, non sono in grado di raccontare così nei dettagli come la so raccontare io. Che cosa ama fare di più di ogni altra cosa? Mi piace la politica, la seguo, leggo tutto ciò che riguarda l'economia. Ecco, non mi definisco uno scienziato, però conosco molto bene come vanno i mercati. La paura di sbagliare, cosa le ha impedito di compiere? No, io ho paura della politica, non ho paura di sbagliare. Io ho paura, mi sono resa conto di vivere in un mondo dove ti accusano di cose che non esistono, dove ai vertici dello Stato ci sono delle persone che sono telecomandate, cioè non rappresentano gli interessi dell'Italia, le spiego. Allora, è giusto che noi, essendo al centro del Mediterraneo, ci troviamo in una posizione strategica meravigliosa, invidiata da tutti, perché non solo per la bellezza del territorio, basta parlare delle nostre spiagge, e poi del patrimonio storico, artistico, archeologico e quant'altro. Questa posizione geografica dell'Italia al centro del Mediterraneo ci viene invidiata da tutti, da tutto il mondo. Noi sul Mediterraneo diamo solo fastidio. Siamo stati una grande potenza al tempo dei Romani, certamente, però noi se fossimo attivati come le altre nazioni, probabilmente daremmo fastidio a quei poteri economici che comunque sul Mediterraneo hanno i loro prevalenti interessi. Dunque, quello che sta succedendo, ad esempio ad Alghero e anche negli altri aeroporti sardi, questa fuga di Ryanair, questo immobilismo politico, lo lega a questo che ha assolutamente
Assolutamente, perché dicevo io la classe politica, cioè, ho paura di vivere una classe politica che non fa gli interessi dell'Italia. Abbiamo riscontro, trovo normale che gli altri comunque, data la nostra posizione geografica, ci facciano una guerra economica. Quello che trovo assolutamente strano è che nessuno ci difenda adeguatamente, difendere i nostri interessi economici. La prima cosa che mi viene alla mente è appunto la mancata attivazione della zona franca in Sardegna, essendo un'isola circondata dal mare, avendo 10.000 leggi a disposizione, leggi fiscali per attivare le franchigie fiscali riservate ai cittadini, perché se non diamo le franchigie fiscali a certi territori svantaggiati si popolano, come è successo in Sardegna. Ecco, a questo punto non capisco perché la classe politica continua a fare delle cose veramente demenziali, sono cose folli, pazze, veramente. Noi non sappiamo difenderci. Cioè, parlando di numeri, in regime di zona franca, la percentuale di tasse che pagherebbe il Sardi, le tasse riservate, innanzitutto c'è da dire questo, che la normativa sulle zone franche o sulle franchigie fiscali è identica per tutta l'Europa. Ogni nazione europea ha le sue zone franche. L'Italia è l'unica nazione che non ha zone franche. L'unica zona franca che abbiamo è quella di Livigno, la Valle d'Aosta lo abbiamo avuta per un bel po' di anni ed è diventata la regione più ricca d'Italia, e adesso però ha rinunciato per questioni che non riusciamo neanche a capacitarci, ma in montagna. Ma noi non abbiamo i porti franchi. Quando nella legge doganale già del 1940 si prevede che dovranno essere istituiti porti franchi nelle principali città marittime d'Italia, per quale motivo l'Italia non ha porti franchi mentre tutte le altre nazioni europee ce li hanno? Questa è l'anomalia dell'Italia rispetto alle altre nazioni. Ecco perché chi fa politica non fa gli interessi dell'Italia. Io lo deduco e lo desumo da queste cose. Torniamo un po' sugli aeroporti. Adesso lei sa che c'è questa intenzione di vendere l'aeroporto di Alghero. Sì. Ci sono state tante aste andate a vuoto. Che cosa pensa di questo? C'è una regola nel mondo che si applica a tutte le zone franche del mondo, alle isole in particolare, che il territorio dichiarato zona franca non si può vendere, si può soltanto dare in concessione per 99 anni. Cioè, se l'aeroporto di Alghero venisse venduto, rischiamo un ricorso? Certo, di pagare i danni a colui che compra, può chiedere risarcimento danni, perché quell'atto è nullo ab origine, perché non abbiamo noi il potere di vendere il territorio. Il territorio della Sardegna, dove dobbiamo sapere che ci è stato dato, è tutto demaniale il territorio della Sardegna. Ebbene, lo Stato italiano ha trasferito il demanio della Sardegna, l'ha trasferito alla regione, con l'impegno costituzionale che non si può vendere. Nelle ultime, adesso che ha toccato il mondo politico, nelle ultime elezioni politiche lei ha deciso di schierarsi con presidente uscente Cappellacci. Come mai è nata questa decisione? Perché molti attivisti della zona franca se lo sono chiesti. Poi questo ha provocato anche una scissione nel movimento, no? Credo, sì. Vi siete divisi in due. Come mai? Questa è la dimostrazione. Cappellacci? No, questa è la dimostrazione che sono intervenuti poteri forti, che la Sardegna deve trovare una scusa qualunque, anche la più scema, perché questa è una scusa scema. A parte il fatto, io non ho scelto, io ho semplicemente, è stato diciamo il mondo zona franchista che ha deciso di candidarsi. Io ho fatto una indagine molto dettagliata, ho chiamato tutti i responsabili, i referenti nei singoli paesi della Sardegna, la maggioranza ha vinto, quindi democraticamente abbiamo deciso, nonostante io fossi contraria, tant'è che io non sono stata eletta, ma perché io ritenevo che fosse controproducente scendere in politica, però non potevo neanche negare a Cappellacci, che ce l'ha chiesto con molta insistenza,
di dargli una mano d'aiuto. Del resto Cappellacci è stato uno che ha fatto delle cose che gli abbiamo chiesto, ha fatto delle cose importanti, ha emanato delle leggi importanti. Io non ero certamente dalla parte di nessuno, perché parlando di zona franca è uno strumento di politica economica, per cui non è né di destra né di sinistra, è di tutti. Poi la politica vera noi la potremo fare quando usciremo fuori da questo, da questa palude nella quale ci troviamo dentro, voluta dalla politica telecomandata, che non vuol dire comandata attraverso la televisione, ma attraverso anche i mass media, e quindi la politica che obbedisce agli ordini delle banche, che naturalmente hanno investito a Rotterdam. Rotterdam che cos'è? Le navi, centinaia di navi che ci passano davanti tutti i giorni, davanti alla Sardegna, all'Italia, che non ha porti franchi, dove vanno? Vanno nei porti franchi esistenti nell'Oceano Atlantico, ma devono compiere 5 giorni di navigazione. Pensiamo a una nave container che viene dal canale di Suez, adesso raddoppiato, tra l'altro, quindi ne abbiamo tante. Allora, queste navi passano davanti all'Italia, vanno, superano Civilterra, impiegano 5 giorni per arrivare a Rotterdam, ad Anversa, ad Amburgo, ad Amsterdam. Bene, sono tutte le città, sono le città più ricche del mondo queste. Perché? Perché hanno, ognuna di queste città ha dai 100 ai 200 chilometri di banchina zona franca nel fiume. Sono le città che nascono sulla foce dei fiumi navigabili europei. Rotterdam nasce sulla foce del fiume Reno, che è il fiume più lungo d'Europa, un fiume navigabile. Quindi se Rotterdam ha 180 km di banchina zona franca, è ovvio che le navi container vadano lì a sdoganare i prodotti, i loro prodotti, anche perché lo sdoganamento lungo questa banchina avviene in 2 ore. In 2 ore tutto ciò che non passa, non viene controllato, in 2 ore passa senza controllo. Quindi è ovvio che le banche della regina Elisabetta, del re d'Olanda, della regina del Belgio, hanno tutti investito a Rotterdam, ad Anversa, ad Amburgo, e loro, l'Italia con i porti franchi, chiaramente condizionerebbe i loro traffici. Chi è il suo peggior nemico? Che persona è il suo peggior nemico? Chi non capisce che la Sardegna è la terra più bella del mondo, che deve essere protetta e che è una terra che dobbiamo lasciare ai nostri figli. Pensa di essere una persona forte? No, forte, tenace più che forte. Non sono forte, sono tenace, nel senso che finché mi reggono le forze continuerò ad andare avanti. Cos'è in grado di fare oggi che non sapeva fare 5 anni fa? Contattare tanta gente, perché noi abbiamo un sito che è visitato anche da tutti i sardi, molti sardi che stanno all'estero, perché la cosa incredibile è che noi abbiamo questo primato, che è lo spopolamento, ma abbiamo un altro primato, cioè gli emigrati sono più dei residenti. Cioè noi abbiamo 1.800.000 sardi all'estero e 1.600.000 meno anche in Sardegna. Quindi anche questo è un primato negativo, ma sempre un primato unico al mondo. La cosa più importante che ha fatto finora, qual è? In assoluto, quella che sta in cima alla lista? In cima alla lista, come essere umano, i miei figli, torno a dire i miei figli sicuramente. Poi, ripeto, io non lo so se ho fatto bene o fatto male, mi sono improvvisata a far politica a mio malgrado, perché quello che sto facendo in effetti è comunque una battaglia politica nuova, ecco, io la considero nuova perché non ha parentele, non ha parentele con nessun tipo di formazione politica finora. La cosa più stupida che ha fatto nella sua vita? Essermi fidata di persone che mi hanno tradito nella mia ingenuità, debolezza probabilmente, perché non ho conosciuto bene il mondo della politica e del sindacato. Io mi sono fidata di persone, non faccio nomi, che mi hanno manifestato simpatia, disponibilità e quant'altro, invece era semplicemente per poter
insomma, impedire il mio lavoro. La più grande difficoltà che ha affrontato nella sua vita qual è? Penso che sia proprio questa. Sì. Sì, perché ho avuto ho avuto un'altra grande difficoltà, che è quella che però oggi mi consente di essere utile alla gente. Cioè io sono vissuta ai vertici dell'amministrazione finanziaria, poi ho subito una retrocessione in carriera, cioè mi è stato portato via l'ufficio e al posto mio è stato messo un semplice impiegato. E quindi questo sono rimasta, mi hanno costretto a stare rinchiusa in una stanza perché mi sono dovuta occupare solo di urpo, di rapporti con il pubblico, chiusa in una stanza per 2 anni nell'ufficio che dirigevo, che era la commissione tributaria provinciale di Cagliari, però non tutti i mali vengono per nuocere, perché ho finalmente potuto approfondire la mia conoscenza giuridico-fiscale e quindi anche riesumare tutti i ricordi di quando lavoravo ai vertici dell'intendenza di finanza di Cagliari, dove in quel periodo avevo conosciuto Mario Melis, fautore della zona franca in Sardegna, e ritornando indietro ho potuto rievocare tutta soprattutto la ricerca giuridica dei diritti della Sardegna ad avere la zona franca. Che cos'è che temi di più nella vita? Di morire rendendomi conto di che sto morendo, ecco. Vorrei vivere nell'incoscienza di un trapasso sereno. La sua parola preferita qual è? Penso che sia amicizia. Ha qualche rimpianto? Molti. Tutti facciamo errori nella vita, tante scelte sbagliate e opportunità non colte. C'è ancora qualcosa che vuole ardentemente, che non è riuscita ancora a compiere? Sì. La zona franca. Vedere i sardi con un diverso tenore di vita, far diventare ricchi i sardi, far lavorare tutti i ragazzi e impedire che vadano all'estero a lavorare, quando in questa terra ci sono da creare 200.000 posti di lavoro, sicuramente anche per altri, non solo per i sardi. E tra 5 anni come si vede? Ma io ci credo alla zona franca, credo che siamo sulla dirittura d'arrivo, anche perché ho avuto già dei contatti con i consorsi industriali del suo Cesiblesiente, ieri con quello di Arbatax, quindi Olbia è già decollato, quindi io spero tanto nei nuresi, negli algheresi, che rivendichiate giustamente le franchigie fiscali che verranno e sono state concesse agli altri sardi. E perché non a voi? Perché sembra assurdo, anni fa lei è venuta a fare un bellissimo convegno ad Alghero con l'avvocato Scifo. Lo sa che dopo quel convegno più nessuno dei politici che si sono avvicendati alla guida della città ha più parlato di zona franca. Io stesso personalmente avevo depositato una richiesta di applicazione della zona franca al consumo, l'avevo protocollata, stiamo parlando di forse 3-4 anni fa, non ho mai avuto risposta. Allora c'era il sindaco uscente, è entrato Stefano Lubrano, avevo chiesto anche a lui, ma nessuno si è più occupato di credo che sia rimasto in qualche cassetto. Ma lei pensi addirittura, io ringrazio di essere qui che non mi abbiano ancora arrestato, perché nell'86 qualcuno è finito in galera semplicemente perché portava avanti la questione della zona franca, qualcuno è anche morto. Dunque non è una chimera questa zona franca? No, è una realtà delle isole del mondo, delle isole ultraperiferiche naturalmente. Se potesse tornare indietro nel tempo e dare un consiglio a se stessa, quale sarebbe questo consiglio? Se parliamo di zona franca, ecco, avrei dovuto guardarmi e capire di più delle persone che mi circondavano, ecco, di fidare maggiormente dei politici, compreso Cappellacci. Non capisco perché, dopo che ha ottenuto tutto questo successo, oggi abbia dimenticato, ogni tanto compare, dice qualcosa, ma in effetti non fa niente, non fa niente.
per far ricordare che esiste questo diritto. Non stiamo parlando di un privilegio. Che segua anche lui gli ordini di scuderia. Certo, è probabilmente di scuderia o anche timore di qualcosa, gli hanno fatto paura. Perché questi potentati economici ovviamente hanno i loro referenti, tanti referenti. Non possiamo dire chi sono, ma hanno un nome ben definito. E in Sardegna sono tanti, badate bene. I nostri nemici sono, guarda caso, i commercialisti. Commercialisti. Che potrebbero applicarle, invece non la applicano. No, non la applicano perché hanno paura, cioè si raccontano tra di loro che in zona franca loro non lavorerebbero. Non è vero, è una grande bugia. Loro lavorerebbero di più, perché la dichiarazione IVA va comunque fatta, la dichiarazione dei redditi va presentata, anzi bisogna stare molto attenti nella commercializzazione, perché è un nuovo mondo, i rapporti, l'internazionalizzazione delle nostre imprese, che vuol dire che possiamo andare a vendere all'estero i nostri prodotti facendoli pagare, cioè, che diventano competitivi, ma anche avendo dei vantaggi fiscali che si chiamano franchigie. Noi abbiamo bisogno di rappresentanti nel mondo, cioè i sardi devono andare degli ambasciatori, figure proprio diplomatiche. Ci sono proprio le figure professionali, non solo le camere di commercio. Noi dovremmo avere la camera di commercio sarda in tutte le principali città del mondo. Avete idea quante città grandi ci sono in Asia, in Cina? Ecco, allora i commercialisti possono fare gli ambasciatori, possono realizzare quei collegamenti che a noi servono per fare impresa. Quando ha preso la decisione più importante della sua vita, ha seguito più il cuore o la ragione? Diciamo l'istinto della sopravvivenza, era una decisione senza ritorno. C'è qualche problema che continua a rifiutare di affrontare? Rifiutare di affrontare? No, io i problemi li affronto e quando non riesco ad affrontarli mi tiro indietro, ci rimugino, magari poi mi capita che le cose si risolvono da sole. Riassuma la sua vita in una frase. In una sola frase? Sì. Beh, l'unica cosa che posso dire è che la vita è un dono ed è un delitto negare, creare dei problemi agli altri. È un delitto. Il più grande delitto è quello di poter risolvere i problemi agli altri e invece di risolverli o accentuarli. Quello è il più grande delitto che si possa commettere un essere umano. La mancanza di solidarietà, ecco, che non è soltanto accettare tutti quelli che scappano, il flusso immigratorio. Io sono prima gli italiani, anzi prima i sardi e poi tutti gli altri, perché se stiamo bene noi siamo in grado anche di far star bene gli altri. Quale lavoro sarebbe disposta a fare gratis? Questo io faccio tutto gratis. Gratis, certo. Crede in Dio? Credo in una, veramente, certo che credo, come cioè lo vedo talmente scontato, come respirare. La prima domanda che farebbe a Dio quale sarebbe? Ecco, che forse avrebbe dovuto impegnarsi un po' di più a far l'uomo, l'essere umano. Ha dei segreti? No. Che cos'è che aveva sempre detto di non fare e invece poi ha fatto? Ah sì, avevo giurato che dopo tutto quello che mi era successo per via del mio lavoro mi sarei ritirata, avrei viaggiato, mi sarei occupata di altre cose. E invece la vita mi ha fatto capire una cosa importante, che tutto il male che ho subito, perché più o meno tutti subiamo, io un pochino più degli altri, non meritato tra l'altro, però questo male in più rispetto agli altri che ho dovuto subire, soprattutto da un punto di vista della dignità, dell'orgoglio,
Io sono una persona che crede molto che l'uomo ha bisogno di lavorare per affermare la propria dignità nel mondo. Allora, questa vicenda che mi è, però mi è, ho capito che mi è servito per poter essere utile agli altri. Io credo che sia la cosa più importante della vita, essere utile. Qual è la cosa di cui è maggiormente sicura in questo momento? Che bisogna essere utile agli altri per dare senso alla propria vita. Lo scopo della sua vita, il fine ultimo, qual è? Questo, essere utile agli altri, miei figli, miei nipoti e tutti gli altri, ovviamente. Per cosa vorreste che fosse apprezzato? Per questo. Quanto ritiene di aver dato alla sua terra, alla Sardegna? Credo di aver dato molto, qualcosa che gli altri non sono stati in grado di dare, non che non hanno voluto dare, perché io credo che chi ha parlato di diritti speciali, di zona franca, di franchigie, però non sapeva, io ci studio ancora, ci lavoro ancora e quindi ho studiato la materia nella sua evoluzione o involuzione, perché come le ho detto, sono state proprio per non, questa è la più grande congiura contro l'Italia, secondo me, quella che avviene negli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ci so dove vengono scritte le leggi. Chi scrive le leggi è un gruppo di persone, chiaramente non è una persona, di una malvagità straordinaria, perché nello scrivere le leggi si cerca di indurre in errore le persone. Noi abbiamo un unicum al mondo, oltre dello, quello dello spopolamento e quant'altro, dell'immigrazione. L'altro unicum è che con le leggi, con la legge vengono modificate le parole di un comma, di una frase di un comma, magari di un 100 articoli. Di un singolo articolo viene un comma, a un comma viene modificate, vengono modificate le parole 20 volte per far perdere il significato della frase. Quanto le ha restituito o le sta restituendo invece la sua terra? Beh, per il momento poco e niente. Questa è una domanda che so già la sua risposta. La primissima cosa che farebbe se fosse presidente di questa regione, il primo provvedimento in assoluto? Se ancora non c'è, non ci fosse, ovviamente le franchigie fiscali. Ascolti, per finire, dia un messaggio soprattutto ai giovani, ma non solo ai giovani, a quelle persone che, perché ci sono tante persone che non credono che sia possibile questa magia della zona franca. Che messaggio vuole dare questa persona? Un messaggio di speranza, un messaggio propositivo? Assolutamente propositivo, cioè, però i ragazzi devono capire che si devono impegnare un po' di più perché per inventarsi le mille opportunità che questo nuovo sistema fiscale ci offre. Impegnarsi, e naturalmente io lo faccio già da anni, invito ciascuno a specializzarsi in qualcosa, a vedere quali sono le cose più, perché ci sono dei nuovi mestieri che soltanto noi in Sardegna possiamo esercitare, e quindi i ragazzi non devono andare a Londra a fare i camerieri magari con una laurea, devono restare in Sardegna e devono comunque diffidare la prima cosa, diffidate dai politici che sino ad oggi ci hanno governato. Non ce n'è neanche uno che meriti la nostra stima. Sono stata al report, non so se lo sappiate, è andata in onda questo lunedì scorso. Andrà in onda di nuovo domenica. Mi hanno fatto un'intervista di un'ora e mezzo, e però mi hanno fatto parlare per 30 secondi. Ho capito che anche il report è censurato.
non fanno altro che dire che all'interno dell'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane ci sono dei falsi dirigenti, cioè persone che stanno lì per vessare la gente.